Molitva za zdravlje duše i tijela. Preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Gospodine Isuse Criste, Signore Gesù Cristo, Ti si došao na svijet kako bi čovjeku pokazao. Tu sei venuto su questa terra per mostrare all'uomo la pienezza della vita, per mostrargli il senso della vita. Došao si i utjelovio si se kako bi nam pokazao. Sei venuto e ti sei incarnato per mostrare il tuo amore verso l'uomo. E che cosa è capace fare questo amore per salvare l'uomo? Al centro della tua opera è l'uomo. Sei venuto e offri all'uomo la salvezza. Tu desideri che ogni uomo sia salvato. Tu inviti gli operai di andare nella sua messe e desideri che tutti si salvino. Tu non guardi come guardiamo noi uomini secondo i meriti. Non guardi quanto uno sia pronto a fare. Grazie, Signore, perché Tu desideri che tutti noi ci salviamo. Gospodine Isuse Criste, Signore Gesù Cristo, sva tvoja čudesa, tutte le tue opere, tutti i tuoi miracoli ci dicono che il senso della vita è nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. Pokazuješ nam da se čovjek. Tu ci mostri che l'uomo si realizza nel donarsi a Dio e donarsi all'uomo nel bisogno. A ciascuno di noi dici di seguire il tuo esempio, di seguire le tue orme, i tuoi passi e di fare. Ostavio najveće svjedočanstvo ljubavi. Come tu hai fatto, perché tu ci hai lasciato la testimonianza d'amore, donare la propria vita per gli altri. Il tuo amore ci dice e ci testimonia che abbiamo bisogno di donarsi agli altri, andare fino alla fine per mostrare agli altri quanto da se spasse. Li vogliamo bene per aiutare gli altri a salvarsi. Christe. Grazie Gesù.
Gospodine, Signore Gesù Cristo, anche noi vorremmo amare come Tu hai amato noi. Anche stasera desideriamo pregarti, insegnaci ad amare, ma siamo coscienti di aver bisogno del Tuo aiuto. Così spesso non riusciamo a amarti e amare i nostri cari. Spesso le nostre malattie e le nostre difficoltà ci impediscono di abbandonarsi completamente a Te e non riusciamo a amare fino in fondo. Perciò, Signore, Ti preghiamo per l'aiuto. Donaci la salute dell'anima e del corpo. Questo Ti preghiamo. Affinché possiamo amarti sempre di più e seguirti sempre di più, liberati dalle difficoltà. E amando Te, amare il nostro prossimo. Signore, grazie per il Tuo amore. Insegnaci ad amare. Tutti voi, le vostre famiglie e coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.